In questa occasione parleremo di dolore, definendole come una sensazione spiacevole in seguito ad uno stimolo che genera comunque dolore. E quando parliamo di dolore abbiamo diversi tipi di dolore. Il dolore acuto è quello che è un sintomo secondario, ad esempio, di un trauma, e poi il dolore cronico. Il dolore cronico è quello che dura più di 3 mesi. L'emblema del dolore cronico è rappresentato dalla sindrome fibromialgica. La sindrome fibromialgica è una sindrome, quindi un insieme di segni e sintomi, che è caratterizzata da dolore muscoloscheletrico diffuso, che si accompagna alla presenza di fatica, che si accompagna alla presenza di rigidità, alterazione del sonno e una serie di altri sintomi di colestellazione, come può essere il disturbo di tipo cognitivo, ovvero sia la sensazione di nebbia nella testa. Gli anglosassoni la chiamano fibrofog. Altri sintomi importanti possono essere, per esempio, la sindrome del colon irritabile, ma ce ne sono tanti. È una patologia importante, ma perché importante? Perché dal punto di vista epidemiologico coinvolge dal 3 al 4%, anche il 5% della popolazione generale. Soprattutto coinvolge le donne, 10 volte di più rispetto all'uomo. Ed è una patologia che coinvolge le donne in età giovane, siamo intorno ai 35-50 anni, quindi piena attività lavorativa, piena attività riproduttiva, piena attività sociale, con delle grosse ripercussioni sulla qualità della vita, sia di tipo lavorativo, ovviamente sociale, che familiare. È una patologia quindi con un grande interesse ed è caratterizzato da questo sintomo dolore che il paziente vuole risolvere. Ma come possiamo risolverla? Tramite una terapia di tipo farmacologica, potremmo dire. Però la terapia farmacologica funziona nel 40% della popolazione e con un'efficacia del 30%, quindi un effetto di tipo placebo. A questo punto il segreto del trattamento della fibromialgia è una terapia di tipo multimodale. Cosa vuol dire? Associare alla terapia farmacologica, che serve per esempio per il controllo del sintomo dolore, per il controllo della fatica, associare una terapia di tipo non farmacologica. In primo luogo gli esercizi, che hanno dimostrato un'efficacia per il 100%, lo stretching, gli esercizi aerobici. È ancora importante la terapia cognitivo-comportamentale, quindi il supporto psicologico. Ma possiamo andare alla terapia complementare, quindi dobbiamo andare per esempio all'agopuntura, allo yoga, a tutte quelle tecniche che si concentrano sull'io. E poi non dimentichiamo sicuramente il ruolo della balneoterapia, quindi delle spa, perché nella balneoterapia noi uniamo quella che è la terapia di tipo fisica, la terapia di tipo psicologica, questo per l'ambiente nel quale il paziente si ritrova, l'individuo si ritrova, un ambiente di vacanza. Quindi molteplici sono le terapie, tutte quante valide, però la terapia di combinazione è sicuramente la chiave di lettura per il trattamento del dolore cronico.